cosa mantiene in vita la paura di farsela addosso? Nello scorso video abbiamo visto una serie di tentate soluzioni disfunzionali. Evitare situazioni e cibi ritenuti pericolosi, fare una mappa dei bagni dei dintorni, prendere degli antidi eroici. Ovviamente ci possono essere altri comportamenti che mantengono in vita il problema. Parlarne, anche se in realtà per molti è un problema talmente imbarazzante da non farne mai parola con nessuno, eccetto il partner o pochi intimi. E poi anche controllare sul web, prendere psicofarmaci. Sapere questo già ti permette di capire qual è un primo intervento fondamentale. Bloccare tutti questi comportamenti. Già facendo questo aiuterai molto il tuo cliente perché lo stai aiutando a ridargli un senso di controllo e di autonomia. Purtroppo c'è un problema. È abbastanza facile accettare di smettere di parlare o di controllare sul web. E molte persone potrebbero persino accettare di smettere fin da subito di fare una mappa dei bagni. Ma non è altrettanto facile smettere da subito di evitare certe situazioni considerate problematiche o certi cibi. Dovrai prima ripristinare la percezione che ce la possono fare. E una prima tecnica che puoi usare è quella del check del bagno. Infatti molte persone mettono in atto un'altra tentata soluzione di cui non ho ancora parlato. Prima di uscire vanno sempre ripetutamente al bagno per cercare di svuotarsi. Questa è un'altra forma di controllo che mantiene in vita il problema, perché chi cerca trova. E in più avrai già capito che anche questa mantiene l'idea del io ho un problema. Devi allora paradossare il controllo. Devi portarli ad andare al bagno non perché è una ipotetica necessità, ma perché è un compito. Questo compito si può fare in tanti modi, ti dico uno dei più tipici. Ogni qualvolta devono uscire dovranno andare al gabinetto 30 minuti prima e starci per 5 minuti. Poi ci tornano 20 minuti prima dell'uscita e ci stanno per altri 5 minuti. Ci tornano 10 minuti prima dell'uscita e ci stanno per altri 5 minuti. E poi escono. In pratica, a partire da 30 minuti prima dell'uscita, 5 minuti stanno al bagno, 5 minuti no. 5 minuti ci ritornano, 5 minuti no. 5 minuti ci ritornano, aspettano altri 5 minuti e poi escono. In questo modo cambiano il significato della tentata soluzione. Non vado più al bagno per sicurezza, ma perché è un compito. Ma andandoci perché è un compito, mi accorgo che ci vado anche se non è necessario. E se non è necessario, inizio a rendermi conto che ci sono una serie di situazioni in cui non c'è alcun rischio. In più, andandoci perché è un compito, non ci vado con l'ansia del oh mio Dio cosa succederà. Col passare del tempo poi aiuterai la persona a ridurre i check. Solo 20 minuti prima, poi solo 10 minuti prima di uscire, poi solo 5 minuti prima e poi solo al bisogno. Accanto a questo dovrai poi aiutare la persona ad esporsi a ciò che ancora sta evitando. I cibi, le bevande, i viaggi in macchina. Dovrai aiutarla a smantellare tutte quelle mura fortificate che idealmente la proteggevano dal pericolo, ma che in realtà la escludevano dalla vita. Alcune persone ce la faranno velocemente, altre avranno bisogno di essere guidate passo passo. Altre ancora si lanceranno facilmente in certe situazioni, mentre certe altre dovranno affrontarle gradualmente. Una mia cliente, per esempio, era riuscita ad affrontare velocemente tutto ciò che lei riteneva ordinario. Parrucchiere, caffè, cene con le amiche, lavoro. Ma quando doveva fare delle riunioni con nuovi clienti importanti, panico. A volte in queste situazioni potrà aiutarti la tecnica della peggiore fantasia. La userai per far ridurre la paura di tutte quelle situazioni vissute e percepite ancora come problematiche. Visto che l'ho già spiegata in altri video, ti metto semplicemente il link qua nei commenti. La persona alla fine dovrà tornare a fidarsi di se stessa e della propria capacità di vivere senza farmaci e senza controllo. Alcune potranno addirittura essere portate a chiedere, senza imbarazzo più alcuno, la possibilità di utilizzare il bagno anche fuori da casa loro. Non perché il problema sia ancora in essere, ma perché alla fine avranno scoperto di poter essere tornate ad avere un pieno controllo di se stesse.